Si rinnova anche quest'anno la tradizionale mostra del Fischietto di San Giuliano, realizzata dal Centro Femminile Italiano di Macerata insieme ai commercianti aderenti. Tanti piccoli fischietti dunque coloreranno le vetrine di Macerata in occasione della festa patronale di San Giuliano. Cosa rappresenta per lei San Giuliano e perché avete deciso di esporre i fischietti? I fischietti ormai è una tradizione, tutti gli anni ce li portano, tutti gli anni siamo felicissimi che le nostre vetrine li possano ospitare, sperando tutti gli anni ovviamente di avere poi dei soggetti differenti, perché comunque anche per noi è una cosa divertente, no? Avere questi oggetti in vetrina. San Giuliano rappresenta per me, per tutti, insomma, la festa, se vogliamo, più importante dell'estate, bene o male. Fin da piccoli la si aspetta, io ho dei ricordi bellissimi di quando ero bambina e venivo con mia nonna, era tutta un'altra cosa perché ovviamente le bancarelle erano ovunque, in tutte le vie, tutti i lati delle vie erano piene di bancarelle. Ricordo perfettamente che le nostre vetrine erano completamente coperte dalle bancarelle che c'erano davanti, però era bello così perché era, insomma, la festa aveva un buon sapore, forse anche per quello, no? Ah, come sarà questo San Giuliano secondo lei? Per forza di cose un San Giuliano un po' sottotono e probabilmente anche giusto così, nel senso che ormai siamo tutti abituati a fare degli enormi sacrifici per tutta questa questione del Covid, insomma è un anno e mezzo che facciamo sacrifici, quindi sicuramente è da aspettarsi un San Giuliano forse con un profilo un pochino più basso, però ecco, diciamo che ci auguriamo tantissimo che dopo l'estate in qualche modo si riesca un po' a riprendere una vita normale e che questi sacrifici che stiamo facendo adesso ci portino poi da qualche parte, ecco. Una volta i cocciai, con gli scarti delle cocce, formavano dei pupazzi che venivano regalati ai bambini. Poi con l'andare del tempo, hanno preso varie forme. Quindi il fischietto è diventato una tradizione come regalo per i bambini, poi sono diventati da collezione. Ho deciso di esporre il fischietto perché mi sembra giusto rispettare la tradizione e far vedere quanto i maceratesi tengono a questo oggetto che poi in fondo la rappresenta. Per San Giuliano per me è comunque veder vivere la città, quindi vedere tutti i maceratesi che la vivono, la sentono e partecipano. San Giuliano, come tutte le altre feste, rappresenta la festa del patrono, quindi è una festa comunque importante per la città, perché sono quelle cose tradizionali che esistono in tutte le città.